make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Allora, oggi si fa una cosa particolare. Oggi si cambia questo componente qui, testa, cilindro, pistone, alla fine. I fermi sono lì dentro, qui c'è la guarnizione, vigneria e il rondello. Almeno quest'altro mese ci si fa fare la revisione. Sì, tanto ce l'avevo. Quelli di dietro ho visto c'hanno l'ammortizzatore, tutto un pezzo unico, separato dalla molla. Come? Sì. C'ha la molla sul ponte e poi c'ha l'ammortizzatore e gli va in trasversale. Ma i ganci, l'ha visti i ganci? Sì, c'ha gli occhielli come quelli della 75, però invece di essere con la staffa nel mezzo, quelli davanti, c'ha l'occhiello tondo e poi c'è il perno e va diretto nel ponte. Poi si guarda... Guardo se riesco a prendere le pasticche dei freni. La fascia del motore, del pistone l'hanno messa qui, padre. No. Sì, perché il pistone è senza fasce. Ma vedi? Come vedi le fasce? Ce n'è una sola e mi sembra troppo grossa, secondo me. No, ce ne erano due. Ah, ecco. Sono due. Che senza fasce allora il pistone gli va messo lì via, lo so. Ma il pistone prima l'ha messo nella biella. Sì. E che da fare a smontare quel motore? Sai, guardi, guardo se hanno un senso. Ora io un po' che non cambio pistoni alla Vespa o alla Pino. Pistone, vedi? C'ha. Sì, lui c'ha la freccia, ok, ma io guardavo le fasce, perché se hanno un verso di essere montate, hanno una parte con l'angolo vivo e una parte con l'angolo smussato. Mi devo ricordare come andavano. Va bene, dai, io vado. Con l'angolo vivo da tutte e due le parti. Arrivo all'Eurospi. Sì. Però il cosino qui mi fa vedere che le devo mettere per così. Eccolo qui. Questa va così. Perché se la metto per così... non va bene. Perciò questa va messa di così. Si mette prima questa qui, cercando di non romperle. Perché tra l'altro è anche facile romperle. Ok, entrate, vedete?
Questo pernettino sopra, quando io stringo le fasce, praticamente la fa chiudere. La cosa importante ora è che quando inserisco il pistone le fasce riescano a chiudere, ma vado a farle entrare. Perciò questo si è messo, va untato, tirato fuori lo spinottino e inserito. Ora facciamo una cosa. Prendo il lapino, lo butto di culo qui dentro, prendo le chiavi e si comincia a smontarlo. Ok, la pinna è messa su, ora mi serve la torcia. La torcia, eccola lì, un po' più che torcia e lampadina. Comunque. Poi. La cassetta delle magie. I lavori quelli belli. Poi queste si mettono qui dentro. Devo attaccare la luce. Ora speriamo che mio babbo ci abbia l'olio motore per i due tempi. Ci vedete? Vi devo spostarvi diversamente. Sì, vai, vi metto qui così. A questa prima gli hanno rifatto anche il pianale. Male, però gliel'hanno rifatto. Allora, il carburatore non servirebbe nemmeno smontarlo. Perché tutta sta noia non me ne dà. Però se il lapino pendeva dall'altra parte era meglio. Tipo così. Però dovrei cercare di farlo impennata dalla parte di qua. Vediamoci sta lì. Ragazzi, mi sposto un secondo.
la gomma sulla batteria mi sta un pochino meglio. Eccolo qua. Ora mi posso mettere qui. Questo è il carburatore, sì, così come riuscite a vedere comunque. La marmitta romperà coglioni. Vabbè, cominciamo. Sigaretta. Carburatore comunque quasi quasi lo levo, tanto è una vite sola. Danno noia i sacchi? Mm? I sacchi ti danno noia? No, no. Ce l'hai l'olio della miscela? Eh? L'olio della miscela ce l'hai? L'olio? Sì. Sì, è qui dentro. Che cosa hai detto? Ci vuole forse mettere il pistone dentro il cilindro. Non so quanto ce n'è. Sì, basta giusto per dargli, per non graffiare il cilindro subito, capito? Sì, è un po' c'è. Ascolta, è arrivato un pacco, vero? Sì. Un po' c'è, te lo metto qui qua. Sì. Ma come lo smonti, porco Dio? Se romperà un po' più coglione la marmitta. Ah, quello sicuro. A questa vino gli hanno rifatto il cassone, eh? Sì. Non è tuo questo. Lo vedo. L'hanno tagliato qui sotto. Sì, lo vedo. Perché qui c'era la botola per fare il lavoro, eh? Però col cassone sopra, questo qui, sì, non lo smonti da sopra ora. Perché qui sotto c'è la botolina che aprivi il pianale e lavoravi sulla marmitta. Capito? Ora ci lavori? Devi lavorare da sotto. Vedi un po'. Vedi lì c'è il cavo del miscelatore. Sì. L'hanno levato il miscelatore. Vabbè, te gli facevi benzina con l'olio? Sì, diamine, per forza. L'importante è quello. Forza, dai. Ascolta, quando torni giù me lo porti un po' di caffè. Sì. Se vuoi un mandarino ce l'ho, eh. No, ma mi basta il caffè per ora. Allora, tanto vediamo la testa, così si guarda le condizioni di questo motore. Chiave da 13. Cazzo, già niente?
non è una 13. Ecco, ci mancava questa ora. Attaccati qui e non rompere i coglioni. Vediamo se c'è il rubinetto per chiudere la benzina. No. Soprattutto per chiudere la miscela non ce l'ha. Che bello. Una zanzara. Oi 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 oi. Cilindro. Ah, grippature non ce l'ha. Non mi sembra nemmeno messo male.
La candela non è proprio il massimo. C'ha parecchie incrostazioni. Però il pistone, il cielo del pistone è pulito. Mi sa che il problema in ogni parte è un problema di corrente. Zanzara, hai rotto coglioni, eh? Che poi tra l'altro questo non impia, non è nemmeno malvagio come il cilindro. Sa che il cilindro io non glielo sto a cambiare. Ora io gli provo a dare una bella ripulita a questa candela, si prova a mettere in moto. Perché non so se lo vedete, però la candela si presenta così. Cioè, c'è talmente tante incrostazioni che era impossibile per la candela innescare la scintilla. Però se vi porto dentro al motore, il pistone non mi sembra messo male. Allora aspetto il mio papà quando deve riscendere. Perché onestamente parlando non mi sembra un pistone o un cilindro da cambiare, capito? C'è questo cavo qui che non mi piace perché è mezzo tutto sbucciato. Ed è proprio il cavo che esce da campi magnetici. E va alla massa del telaio. La zanzara, va? Guarda bellina. Ti butto dentro al cilindro del lapino, eh? Questo è il cavo che vi dicevo. Eccolo qui. Qui è sbucciato. Questo punto qui è tutto sbucciato. E va qui. Lui esce da qua giù che ci sono campi magnetici. Se riesco a capire se è imbullonato o no, io nel caso glielo rifaccio nuovo, ma se entra dentro campi magnetici c'è da aprire il volano.
Allora, sembrerebbe imbullonato lì. Quindi ci sta che gli manca la massa e non riesca a partire per quel motivo lì. Si prova a fare questa maniera, vedi, si ripulisce la candela e si rimette sulla testa, si fa quel cavo nuovo e vediamo se parte. Il rubinetto comunque per chiudere la benzina ce l'ha qua sotto al serbatoio, sotto il pianale. Aspetto il mio babbo e si vede da farsi. Vabbè, appoggio qui. Non è un problema di questo mio cilindro, perché il cilindro non è grippato, ho ficcato l'unghia, non c'è solchi, non c'è niente. Cos'è? La candela. Ecco. È talmente incrostata che non partiva, no? Secondo me ti ha fatto quel lavoro lì, perché ho visto c'è un cavo di massa dal volano, arriva al telaio dell'apino, che è tutto sbucciato, mezzo tagliato. Infatti quando piove si fermava. Ecco. Quel cavo lì magari non gli dà la massa necessaria al motore, la corrente non gli arrivava, anche per questo ha fatto l'incrostazione. Madonna mia, vedi? Si è incrostato così. Perché il pistone, se il cielo del pistone è pulito. Il pistone non è? No. E poi questo non limpia come questo. Questo c'ha la camera di combustione, la camera di scoppio, che almeno a vederla così a occhio è più grossa di questa. Il cielo del pistone non ha, vedi anche la camera di combustione come è pulita, che io non l'ho pulita, è così, me l'ho tirata fuori. Il cilindro è liscio. Io ti provo a ripulire la candela. Il pistone... Guarda, fammi passare. Non c'ha problemi? Ma c'è quello nuovo. Ma se questo funziona, ha fatto bene a prenderlo, ce l'hai di scorta quello, eh? E se questo funziona non ha grippature, non conviene nemmeno starlo a levare. Vedi il cielo del pistone è pulito. Vedi là. Vedi? Che non è nero, non ha punti di fusione, non c'ha nulla. Rotture ci sono? No, no. Mettici, prova a passarci in unghie. Senti il cilindro liscio. Se era grippato dovevi sentire lo scalino, eh. Ha provato a farlo girare? No, non ho provato a farlo girare. Anche perché ora col motore smontato non conviene farlo girare. Però vedi questo cavo? È tutto sbucciato, qui è piegato, quasi spezzato. Questo è un cavo di massa, che esce da qui dal telaio del motore, che è imbullonato per fortuna, e arriva qui. Se lui qui non ti manda la corrente necessaria, la bobina, la candela, gliela manda la corrente. Boh, ora io ti ripulisco la candela, ti cambio questo cavo e te lo rifaccio nuovo, rimonto tutto e provo a mettere in moto. Se lui parte non c'è bisogno di cambiare il pistone. Né il pistone né il cilindro c'è bisogno di cambiare. Ma questo qui, vedi quanto polverone. Ma questo è lo sporco della strada, quindi questo è la parte esterna, lascia perdere, è qui dentro. La candela non deve avere queste incrostazioni qui. Queste incrostazioni qui l'ha fatta la candela perché non gli arrivava corrente. La miscela si vede che te gliel'hai fatta leggermente più ricca di olio per evitare le crepature. Invece di 20 mi ci andava 25-30 grammi. Vabbè. Queste sono incrostazioni dovute magari all'olio in più. Boh. Io ora ti smonto la candela, te la ripulisco, ti rimonto la testa e la candela e ti rifaccio il cavo e dopo provo a mettere in moto. Se parte senza problemi non c'è bisogno di stare a cambiare nulla. Un po' la chiave della candela? Sì, ce l'ho io qui. Perché è inutile cambiare un qualcosa che magari non serve.
Questo è il cavo come si presenta. Cioè, eccolo. È in condizioni non pietose, di più. Questo non gli portava più nulla. Prendiamo la misura, facciamo il cavo nuovo, incrociamo le dita. Fortuna vuole che qualcosina lì c'è di componenti elettrici. Qui ci va un po' forzato, però ci va. E anche qui è uguale. Quindi sono leggermente da allargare questi. Questi qui sono leggermente da allargare. Ma non è quello il male della faccenda. Ok, eccolo qui, cavetto nuovo, vedi? La sua bella guainina, e ora gli si mette, prima di metterlo va allargato il foro qui del cavo. Per allargarlo ci metto dentro il bullone, e dov'è la chiave? Eccola qui. Ok. No. Proviamo il bolide. Mi sposto perché sennò vi butta in terra. C'è una potenza.
Sì, perché ho chiuso l'aria, si è spento. Beh. Qui dovrà il carburatore da qui. La durazione. L'ho provato io, ma. Però visto? Pulita la candela, messo il cavo nuovo, senza spray, senza nulla, eh? Devi vistare la carburazione, vedi lì c'ha due viti. Allora però non mi ricordo come funzionava il discorso. Una dovrebbe essere il minimo, una dovrebbe essere l'aria. Sì, uno è l'aria e uno è... A parte ora messo che come messo mi arriva benzina, quindi quello è normale, si è spento. Perché con Puritto non ce l'ha la pompa benzina, gliela manda per caduta. Che ora lo abbasso, provo a rimetterlo in moto. C'è la batteria di qua. Ora ti dico come fa qui per alzarlo. Così gli levo la batteria da sotto e lo abbassi. Perché un batte la è sotto? No, per livellare la fino. Ah. Perché sennò mi stava tutto sul fianco, capito? Capito, sotto la rosa. Ma ce la fai a chiapparla da qui? Sì, io facevo per non farla andare un'altra volta su un fianco. Aspetta, vai. Ci pensa ora. Magari c'è anche qua la benzina, col culo ritto. La benzina ce n'è tanta, no? Se mi ricordo. Non c'avevo la cinghia più lunga. Vai, piano piano. Ho cercato a fare la giunta delle cinghie, però non bastava. Lo volevo fare tutto dritto la prima. No, c'è la batteria davanti. La fai?
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Till I wear the crown. Finito.